green alla campagna. Tenemmo una sete che non ci muoreo. Vicemmo un sopra stanza, pulino veio. Ma ne picchiamo sotto agli manocchi. Lo sguardo vigile del sorvegliante, sotto il sole cocente, curvo dall'alba al tramonto, e lì, a due passi, la fiasca dell'acqua, fresca sotto i comoni, e non potermi dissetare. No, qui non si può bere, non si può parlare, si deve solo lavorare, lavorare. E chi non lo farà? Verrà licenziato. Credetemi, io ci sono stato. Thank you.
film importante dedicato a Matteo Salvatore, un cantastorie del tavoliere delle Puglie di Apicena, in provincia di Foggia. Abbiamo pensato di riprendere le sue ballate, che troverete in un disco che è acquistabile al desk della Proloco, e le ballate più importanti di Matteo Salvatore. Il disco è uscito il 16 giugno, è stato prodotto da Studio 1, da Peppe, con l'ausilio importante di Puglia Sound, del teatro pubblico pugliese. Ascolterete appunto queste ballate di questo viaggio nel tavoliere delle Puglie, attraverso lo sfruttamento, attraverso il lavoro quello veramente duro, dall'alba al tramonto. Ascolterete anche delle ballate d'amore, come questa che avete ascoltato, Lube Nui, e poi man mano vi racconterò delle parole, dei testi di Matteo Salvatore. Il prossimo brano si chiama Le Forastier e prende proprio nome da quando Matteo Salvatore ha iniziato a girare veramente per l'Italia, e fondamentalmente ce n'è sempre bisogno, perché noi tutti siamo dei forestieri, un forastiere. Yeah.
Matteo Salvatore spicca sicuramente questo brano che si chiama Pasta Nera. Matteo scrive queste parole che io indegnamente forse vi leggo. In quegli anni c'era una miseria nera. La fame si poteva tagliare col coltello. C'erano tre qualità di pasta. La prima qualità di pasta bianca la compravano i ricchi. La seconda qualità, mezza bianca e mezza nera, era per gli impiegati e gli impiegatucci del comune. La terza qualità, pasta nera, era amara e schifosa. La povera gente non poteva comprare neanche quella. Alle prime luci dell'alba, mio padre uscì e noi, figli, appresso a lui come cagnolini, sentivamo che diceva: «Alba, triste d'inverno, tu che sorgi con la mano bianca, Signore, Dio, noi non vogliamo la ricchezza di nessuno, chiediamo solo lavoro, facci travagliare oggi, almeno per poter comprare un paio di chili di pasta nera per sfamare la famiglia». Ma mi sembra che nemmeno quella volta Dio ascoltò. Fati, fati, mangi mai, fati, fati, non mangi mai. Prima, seconda, terza qualità, pasta nera, volessi almeno mangiare. Prima, seconda, terza qualità, pasta nera, volessi almeno mangiare. Prima, seconda, terza qualità, pasta nera, volessi almeno mangiare. Prima, seconda, terza qualità, pasta nera. Volessi almeno mangiare. Oh,
dicendo bugie. Prima, seconda, terza qualità, pasta nera pure sta meno mangiare. Prima, seconda, terza qualità, pasta nera pure sta meno. Sentire l'applauso di tutti al giudice Paolo Borsellino. Facete le cazze vostre e non
scusare, perché noi ci abbiamo mai scusare. Non credo che non tempo c'era, questa è la rabbia sola che vi fa parlare. Non tempo c'era, non credo che questa è la rabbia sola che vi fa parlare. Cugettina, quando dalla messa ci porta sempre un zitto appresso e ci porta con tanta allegria. Raccontava ai bambini per convincerli a mangiare. Ovviamente Matteo, ascolterete, dice che non c'era niente da mangiare, però e loro erano 13 figli. E il padre di Matteo era molto umile, molto, una famiglia molto povera, e faceva il garzone, il facchino, insomma questi lavori qua, 13 figli. E lui racconta proprio che non avendo niente da mangiare, la madre gli raccontava questa nenia che era poi un'illusione. L'ascolterete. Muove la pappa. Se volete il ritornello è facile, dice mocca a te, mocca a me, mocca lui figlio dell'urre. Mangi pure da lui. Mangi, mangio io, mangio.
Pure qua c'era. Mangio tu, mangio io, c'era. Mangio tutto lo figlio mio. Allora, mocca a te, mocca a me, mocca allo figlio dell'Urre. Ripetiamo insieme. Pure qua. Mocca a te, mocca a me, mocca allo figlio dell'Urre. Mangio io, mangio tu e mangio io, mangio tutto lo figlio mio. Dai. Mangio. Mangia tu, mangia. Se non la canto, mi esco fuori. Chi mangia? Mangiamo, non mangiamo. Allora, mocca a te, mocca a me, mocca a figlio dell'Urre. Mangio tu e mangio io, mangio tutto il figlio mio. Facile. No, va bene. Mangio tu e mangio io. Mangio tutto lo figlio mio. Vai. Muove la pappa, buon appetito. Io ho scritto anche delle ballate molto più fluide, proprio perché la fatica era tanta, la stanchezza tantissima, per alleggerire il lavoro dei campi, il duro lavoro dei campi, Matteo scrisse anche delle ballate che adesso vi proponiamo. Riconoscerete sicuramente questo intro che... Voi conoscete la versione sbagliata, quella in inglese, in realtà è stata scritta da Matteo Salvatore. Possiamo cantare insieme. Mi dice qualcosa? L'ha scritta Matteo Salvatore. Qual è quella che sapete voi? Provate a cantarla. Fate un coro. Questa è quella che impropriamente invece sentite qual è la versione. Nak manak nanak gigi. Nak nanak nanak gigi. Possiamo insieme. Nak nanak nanak gigi. All together, tutti. Nak nanak nanak.
CD delle carni del Cantastorie, omaggio a Matteo Salvatore, che trovate al desk della Proloco. E vorrei presentare loro, alla chitarra e alla voce, agli arrangiamenti, alla grande anima del maestro Peppe Toda. Lui gioca in casa, è molisano, è di Rocchetta Volturno. Alle percussioni e alla voce, Antonello Iannotta! Antonello Iannotta! Da Monte Sant'Angelo, città di San Michele Arcangelo, senza spada ma con il basso. Al basso, Claudio Saccuni. La più bella tra le belle, non potevamo portare un fiore. Anche lei da Monte Sant'Angelo, senza spalle e senza passo, ma con un sorriso bellissimo. Carmela Caronna, alla voce! Da Carpino, Italia, provincia di Foggia, il reverendo Luciano Castelluccia, detto anche Antonio Di Cigno. Il prossimo brano si chiama Le chiacchiere del paese, no? Credo che in ogni piccolo paese ci sia questo luciare e giudicare, soprattutto fare chiacchiere, appunto, prendersi la briga di dire parole, però si dicono sempre in silenzio e di nascosto. E, ad esempio, al mio paese dicono: non dicendo che tu hai detto, non dire che te c'è. E chi me l'ha detto? Me l'ha detto, bisogna avere il silenzio, no? Quando si dicono queste cose. Matteo scrisse questa canzone perché appunto veniva da Pricena, un piccolo paese, piccolo centro, e si chiama Li chiacchiere d'un paese. Questo lo possiamo fare insieme portando il tempo, se volete. Che ci ha picchiato la roccia e
battuto tosse, ha fatto l'ufi di quella che parla. E donna ha battuto tosse, ha fatto l'ufi di quella che parla. Ratata pumba pumba, ratata pumba pumba. Che stenga malata come se fosse una scuputtata. So tre mesi che stenga malata come se fosse una scuputtata. Rapata pumba pumba, rapata pumba pumba, rapata pumba pumba, rapata pumba pumba. Se io non tengo niente, mi mangia la pulente, mi mangia la pulente, prima mi abbotta e poi mi allenta. Mi mangia la pulente. Ringraziamo la Prologo di Mattia Godena, facciamogli un applauso in questo martedì, questo insolito martedì estivo, soprattutto perché ci ha dato la possibilità di toglierci dalla calura, dal forte caldo del Garganistan.
andiamo avanti con la leggerezza. Non ve lo presento questo brano, non ve lo presento, ve lo canto. Pronto? Abbiamo fame. Ma potete andare, vi autorizzo. Noi torniamo. Farina con la porchetta è tutto. Farina con la porchetta, molto interessante. Allora andate. Il prossimo si chiama Pet Ton, che tradotto significa seno rotondo. E adesso scoprirete perché. Donna mia, alla pazzia me lo fai io, poi la pette tonna, chi te l'ha fatta fare? Poi la pette tonna, chi te l'ha fatta fare?
Se voi capite il dialetto, io vengo da Bergamo Alto, Il prossimo brano si chiama La bicicletta ed è molto bello. Fuori fuoco. La bicicletta. Let's go.
tutta cara la terra e mio marito no. Della Proloco con un abbraccio e un saluto e un bacio, una stretta di mano, adesso cosa possiamo fare. Contiene anche al suo interno due tracce inedite. La prima che vi presentiamo si chiama Ucimion e parla di un matrimonio combinato. Dovete sapere che l'idea di questo disco è nato in un paese qui vicino che si chiama Frosolone. Facciamo un applauso a Frosolone perché è un'energia bellissima. Come facciamo un applauso a Macchiagodena, perché questi piccoli borghi, centri, vanno tutelati, vanno vissuti. E io vi ringrazio tutti i cittadini di Macchiagodena e di Frosolone. Dicevo, l'idea di soprattutto di questo brano e del prossimo è stata concepita a Frosolone. E io vorrei ringraziare anche tutti gli amici di Frosolone che sono qui, Andrea, Fernando, Biagio, le ragazze, Palma, grazie perché ci avete dato la possibilità di mettere insieme questa banda di pazzi, grazie. Soprattutto di sopportarti alle 4 di mattina. Soprattutto, ma questa è un'altra storia, la racconteremo in un'altra canzone. Seconda puntata. Parla appunto di un matrimonio combinato tra due paesi, Carpino e Cagnano Varano, che dista 12 km. E i matrimoni combinati, come ben sapete, erano tutti a sorpresa, nessuno conosceva nessuno.
Non ve la spiego perché ve la narrerò e poi il maestro la canterà. Mi spiace che ho diviso con te perché c'è grazie. Si chiama Fucimio. Non l'avrei mai potuto mangiare se non sapevo. Non molto tempo fa era usanza fare il matrimonio combinato e qui lo voglio raccontare. Gli invitati dello sposo erano 10, i migliori, tutti di Carpino, come lo sposo. Come un derby di calcio si recarono in trasferta in quel di Cagnano Varano, paese della sposa. A capo del corteo un signore di nome Nunziello. Allo sposo, soprannominato Ucimione per il suo aspetto simile ai nostri antenati Sapiens Sapiens, gli venne assegnata come sposa una ragazza dalle sembianze sconosciute. Gli invitati erano esaltati a sol pensiero di conoscere la futura sposa. Così, lasciato lo sposo in chiesa, si inoltrarono nel Cavuto, la parte vecchia del paese. Al passaggio del corteo c'era un continuo vociare di tutto il vicinato. Tutti vantavano le bellezze e le virtù della promessa sposa. Gli invitati erano increduli, quasi a dire: ma puoi essere mai? Fu solo quando videro la sposa che si resero conto del suo aspetto, simile a quello del promesso sposo. Mentre il corteo si avviava verso la chiesa, i vicini continuarono a decantare le bellezze della sposa, esclamando di essersi portati via il fiore della strada, il profumo del quartiere. Al che Nunziello rispose con tono sarcastico: vedrete noi cosa vi abbiamo portato! Ucimione Carpino ci aveva sposato, e la Cagnanese ci aveva pugliato, fu tutto in botata, e aiuto a Cagnano, e aiuto a Cagnano, tu ci ho sposato. Lassate Ucimione, morì dalla chiesa, morresti in città, e aiuta tua, la sposa alla casa, e aiuta tua, la sposa alla casa. E tutti in cucina, tutta quella strada, riuscivano a tutto, quelli in città, questi che pigliano, non fiori della strada, non profumo della strada. La strada tu, a vedere
solito è l'ultimo brano dello spettacolo. Di solito si fa i concerti. No, ancora, bis. No, non ci fa no, uscire. Lascia perdere, lascia. Facciamo, ce ne andiamo direttamente. Andate, andate. Grazie, gentilissima. Anche io ti stimo tanto. Il prossimo brano si chiama Antonio di Cigne. Racconto solo qualcosa e poi narrerò. Non molto tempo fa, nei piccoli paesi, credo anche qui a Macchia Godena, c'era il portatore di croce, colui che accompagnava la salma dall'uscita della chiesa fino al saluto, all'ultimo saluto. Di solito queste persone erano umili, non riuscivano a trovare lavoro, erano diseredati, si può dire, Carmela? Certamente. Madonna mia, grazie, la mia tutor. Di lingua, proprio di madrelingua. Antonio, pur di sopravvivere, si era inventato questo lavoro. Portava la croce e con quei soldi si sosteneva fondamentalmente. Per me Antonio è un supereroe, perché le persone, gli ultimi della terra, le persone umili, rappresentano per ognuno di noi i supereroi. Antonio De Cigni. Antonio non camminava. Antonio, quando portava la croce, strisciava con i piedi. Lo possiamo fare anche con la voce, se volete potete strisciare. Oppure fate. Tutti! Cosa succede poi? C'è sempre una campana. Dovete fermare. Don, 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 don. Dovete sempre fare shish. Chi più, chi meno, ognuno di noi, in fondo al cuore, ha il proprio supereroe. Il mio si chiama Antonio De Cigni, unico e inimitabile portatore ufficiale di croce, sempre presente davanti al carro funebre a percorrere quei 50 passi che vanno dall'uscita della chiesa al luogo dell'ultima benedizione della salma, accompagnatore di anime dall'aldiqua verso l'aldilà. Antonio non ha mai fatto sconti a nessuno, pur facendo sempre i conti con se stesso. Neanche quel giorno, quando quel signore è venuto dal nord per il funerale di suo padre, gli chiese di risparmiare qualche soldo per il trasporto della croce. È così che, alla fatidica domanda: Antonio, quanto ti devo per il disturbo, figlia? Sin dalla nascita rispose: ma no, no, decima la lira. No. Dai Antonio diamine, fammi risparmiare qualcosa, te ne do 5, va bene? Antonio De Cigni, Antonio De Cigni, Antonio De Cigni, Antonio De Cigni.
Grazie a tutti, vi aspettiamo al desk, il CD, ci aiutate veramente, ci aiutate, è un periodo di vacche, e ci hanno messo, buonanotte, Peppe Totalo, Antonello Iannocca, Claudio Saccuni.